Un aeroporto che cresce sempre di più e che si candida ad essere punto di riferimento per chi viaggia per affari e turismo. Festa ieri a Capodichino che ha tagliato il traguardo dei 10 milioni di passeggeri. Per celebrare l'evento è stato offerto un caffè a tutti i passeggeri in transito allo scalo. Ma Gesac ha colto l'occasione anche per programmare il futuro. Lo sguardo è rivolto al 2022, anno in cui sarà ultimato il progetto di aeroporto digitale per ridurre drasticamente i tempi di imbarco e, salvo imprevisti, in cui sarà ultimato il collegamento di Capodichino con la metropolitana. L'amministratore di GESAC Roberto Barbieri ha anche ricordato che, trattandosi di un aeroporto cittadino, Napoli ha quasi raggiunto il suo limite massimo. Fondamentale in quest'ottica il ruolo di Salerno, che con GESAC sta per diventare a tutti gli effetti il secondo aeroporto della Campania. L'aeroporto di Napoli ha fatto 10 milioni di passeggeri già quest'anno, allora vorrà dire che sarà costretto per forza a investire ancora di più su Salerno e quello sarà uno un straordinario ulteriore volano per la nostra economia. Proprio ieri insomma, si parlava di Capodichino, 10 milioni di passeggeri, può essere, si diceva, un'occasione anche e soprattutto per Salerno, visto che Capodichino ha raggiunto anche come dire, dei limiti strutturali oggettivi. Ma la mission di questa iniziativa che ha portato alla fusione tra Capodichino e tra la società di gestione di Capodichino, la GESAC e la, la società aeroporto di, di Salerno è proprio questa, è quella che io ho sempre detto un'operazione win-win, vincono tutti perché GESAC avrà l'opportunità di ampliare l'offerta dei voli. Partendo da Salerno Costa d'Amalfi, che dista tutto sommato un'ora da Capodichino, tenga presente che Malpensa e Linate sono più lontane tra di loro.